uscita, spero almeno. Se no, fatemi segno e me ne andrò e vi lascerò soli qua. Beh, allora, io ho sentito bellissimi concetti enunciati stamattina da molti ministri, ministre e diciamo presidenti di regione e commissari europei. Tutte bellissime parole, si parla di green economy, di energia giovane, di welfare, di sviluppo. Però noto che c'è una leggera, anzi una grandissima frattura tra quello che avviene fuori semplicemente da questo palazzo, da quest'aula magna, e ciò che si enuncia qui dentro. C'è una grandissima frattura perché effettivamente tutti questi concetti non avranno mai uno sbocco concreto. Perché? Perché quest'aula magna fa parte ad esempio di un'università che è continuamente dismessa, che è continuamente abbandonata, definanziata. Perché? Perché oggi ad esempio è stato invitato il presidente di Confindustria e non è assolutamente un caso questo, che sia stato invitato a Confindustria qui, che ogni giorno quando ne ha l'occasione ci continua a ripetere che in fondo loro, i laureati, ce l'hanno già. La loro futura classe dirigente non si forma qui, si forma in altre università private, nei poli d'eccellenza, che continuamente vengono finanziati, definanziando questo costo. Questa università cosiddetta pubblica, anche se più pubblica non ha senso dirlo, un sapere continuamente svalutato, una ricerca continuamente definanziata che si può dire non esiste più, quella che dovrebbe andare a formare appunto la cosiddetta green economy. Ma questo governo, il suo concetto di green economy quale sarebbe? Quello della TAV? Quello delle grandi opere? Quello del MUOS? Quello delle grandi navi? Quello dell'Expo 2015? Ma mi viene un dubbio. Forse la ricerca è condizionata da altri fattori, da altre leggi che non sono assolutamente quelle, diciamo, del sapere, che deve essere, diciamo, appunto comune o comunque autonomo, quantomeno, da fattori prettamente economici, finanziari e da un universo di concetti che non appartiene assolutamente a quello, diciamo, dell'accademia, ma semplicemente che non appartiene alla realtà che noi ogni giorno viviamo. Forse le politiche che stanno assolutamente distruggendo l'università, ma anche distruggendo il cosiddetto mercato del lavoro, che ormai non esiste più, siamo ormai al 40% di disoccupazione giovanile, alla faccia dell'energia giovane, come ho sentito dire prima. Forse diciamo, gli ideali da cui si prende spunto per mandare avanti queste politiche sono quelli dell'Europa, della Troica, della BCE, e che infatti vedono entrare l'austerità, le politiche d'austerity nell'università, nella ricerca, nel mondo del lavoro, creando continuamente una precarizzazione esistenziale di tutta la fascia, diciamo, giovanile soprattutto, creando quindi un'emergenza sociale che non è più relegabile appunto alla responsabilità, alla trasparenza, a questa alternativa che evidentemente il governo non vuole vedere. Perché non c'è alternativa, there is no alternative, c'è l'Europa che ce lo chiede. Ecco, io vorrei dirvi che ormai questo luogo non ha più senso di esistere, si è svuotato di senso, come sia l'università e sia, diciamo, questo governo, totalmente commissariato, che ha totalmente rinunciato, o forse non ha mai voluto portare avanti determinate politiche che fossero nell'interesse effettivo del paese, non soltanto di consegnare la letterina alla BCE o alla Merkel, perché così abbiamo fatto i compiti perfetti, siamo stati bravi. Mi aveva detto congiunta? Ho finito. Come si chiama? Vi dico soltanto. Come si chiama? Non credo sia importante dire. No, perché ha espresso le opinioni invece, che secondo me ha fatto un intervento politico. Anche gli studenti fuori prima stavano cercando di esprimere delle opinioni, ma ci sono stati degli arresti e un rastrellamento in città universitaria. Allora, questo è come si tratta, tra l'altro, l'emergenza studentesca e giovanile in questo paese, con una militarizzazione continua. Va bene, però allora adesso proprio questo è. Vabbè, adesso non fai intervenire perché noi siamo qua dentro, ti ha sentito come carta, non sappiamo bene che è successo, ho guardato un po' nelle agenzie.
agenzie di stampa sicuramente ci sono stati momenti di tensione, anche cariche della polizia, ma anche lacrimogeni con becate da parte degli studenti, quindi da qua dentro non possiamo giudicare. Però intanto ringraziamo per un intervento molto politico, devo dire. Segue dibattito, qui abbiamo un po' anticipato il dibattito. A questo punto, visto che ho condotto per tanti anni dei talk, do la replica al ministro. Scusi, se può. Però magari senta la replica, perché sennò dice la sua. Va bene, allora buon lavoro. Vabbè, non è che è bellissimo così, no? Nel senso che è giusto, lei ha detto le sue, noi l'abbiamo fatta parlare, però magari se sente la risposta delle persone che ha coinvolto. Io penso questo, al di là della. Al di là delle modalità con le quali questa discussione si è svolta, questa è una discussione che è seria, che è il cuore di questo evento. Perché è chiaro che parlare di green economy anche ha come presupposto rivedere alcune politiche che in questi anni ha fatto l'Europa e che naturalmente condizionano anche le scelte e l'attività di questo governo, che non può prescindere da quel quadro. Se però nel momento in cui si prova a porre questo tema, la notizia diventa la contestazione anziché il tema che viene posto, faremo molta fatica a raggiungere questi obiettivi. E questo è il rammarico anche di questa mattinata.